questo appare come un luogo eccellente per impostare il mio telescopio. Sì, la vista è fantastica. Ora ho solo bisogno di vedere qualcosa di molto lontano, così posso rubare credito per l'invenzione del telescopio. Nessuno saprà che ho rubato questa idea dagli arabi. Sono così intelligente. Ora fammi vedere. Io rivendico questa terra in della Spagna! Ed ora sono vittore di questa terra. Ora che mostrerò a mia zucchera che si può arrivare in Asia dell'Est. Arrivare in Asia dell'Est, circumnavigando il mondo, e che io non sono bocchiatore! Bocchiatore. Non sono bocchiatore. Questo è divertente. Ho pensato che avrei trovato di alcune persone orientali. Dove possono essere? Infatti, tutto quello che vedo qui è questo bambino. Io non sono un bambino. Tu sei solo molto vecchio. Hai 113 anni più di me. Io ho più di 400 anni. Ora, se non vi dispiace, sto cercando di vedere la Basilica di San Antonio. È molto in ritardo. Buona fortuna con codesto che siamo in Estremo Oriente. E cosa sta facendo qui nel 1492? Non dovresti essere ancora nato? No, tu vecchio anziano, devi essere confuso. Siamo a Padova ed il 1592. Ti ho detto, abbiamo avuto guiare il momento lasciare il port di Palos, ma hai ascoltato? No! Non voglio più sentirne! Che sono un terribile pilota sedile posteriore! Scommetto che se mia figlia avesse sposato Amerigo Vespucci. Ma. Saremo già arrivati. E pensare che tutto quello che hai fatto parlare di come era molto meglio di Marco Polo. Marco Polo. Almeno in arrivato in Cina.
Vedete, sapevo che c'era qualcosa che non andava quando abbiamo passato nella Sicilia, ma nessuno mi ascolta. No! Se Felipe fosse qui, io le direi di partire per andare a sposare un contadino e questo Belgio navato qui. Questo occhio si indossa a metà della giornata. Guardaletto, Chris, dovresti più simile a lui, almeno a lui, sta facendo qualcosa di produttivo con il suo tempo. Ha appena investito il telescopio.